Ciao Becchini, benvenuti in questo speciale di Halloween 2021. Io e lo youtuber Zona Ignota, nelle scorse settimane vi abbiamo chiesto di inviarci i vostri racconti dell'orrore. Da tutti quelli che ci sono arrivati, ne abbiamo scelti 8. Quattro di questi racconti li ascolterete in questo video, mentre per ascoltare gli altri quattro dovrete andare sul canale YouTube di Zona Ignota. Quattro racconti che troverete sul mio canale saranno narrati da lui, mentre gli altri quattro racconti che troverete sul suo canale saranno narrati da me. Adesso vi invito tutti quanti a spegnere le luci e ad infilarvi sotto le coperte. Buon Halloween a tutti! Erano le 8 di sera quando Mario Tucci tornò a casa dopo un turno di lavoro infernale. Per fortuna il giorno dopo era Ognissanti, in tanti avrebbero approfittato della festività per svegliarsi presto e visitare la tomba dei propri cari al cimitero. Lui invece no, avrebbe dormito a oltranza. Era stata una settimana sfiancante, per questo non vedeva l'ora di ficcarsi sotto le coperte. Ci sarebbe andato subito, saltando la cena. L'hai presa? Senza il tempo di chiudere la porta di casa, si voltò verso sua moglie in piedi in mezzo al corridoio. Silvana aveva le mani sui fianchi, fasciati da un grembiule sporco di impasto di biscotti. Mario, hai preso la zucca? Era l'unica cosa di cui ti dovevi occupare. In quel momento, due bambini sbucarono alle spalle di Silvana come folletti da dietro l'albero di una foresta. Papà, dov'è la zucca? Chiese Tommaso. Dobbiamo decorarla per Halloween, squittì sua sorella Greta. Papà l'ha scordata in macchina, li tranquillizzò Silvana. Adesso va subito a prenderla, vero Mario? Lo guardò con espressione da iena. Certo, disse per salvaguardare la propria incolumità. Senza rendersene conto, era già fuori dal pianerottolo. Fanculo, dove la trovo una zucca? I pochi supermercati ancora aperti le avevano finite, e a quanto pareva i Bangla non festeggiavano Halloween. Nei loro chioschi trovavi tutto, ma non c'era una zucca nemmeno a pagarla oro. Mica scemi come noi, pensò Mario, che quella festa non l'avrebbe mai tollerata. Se fosse rimasta una specie di carnevale dell'orrore per i più piccoli, avrebbe potuto comprenderla, ma ora che aveva contagiato gli adulti, gli pareva si fosse superato il limite. Silvana si chiudeva in cucina per preparare pietanze da famiglia Adams, pipistrelli biscottati, salatini con wurstel a forma di mummia, peperoni ripieni di vermi spaghetti. I figli mangiavano un paio di salatini e un biscotto. A chi toccava finire il resto infilando la forchetta nel cranio di un peperone pieno di vermi? Mario stava pensando a quanto fosse deprimente tutto ciò, quando passò davanti a un alimentare aperto. L'insegna era rossa, a caratteri cinesi. Scese dalla macchina ed entrò nel negozio sapendo che se non fosse uscito con una zucca avrebbe fatto meglio a passare la notte in macchina. Il proprietario dell'alimentari era un orientale coi capelli neri finissimi, insaccato dietro il registratore di cassa. Mario gli rivolse un saluto e si diresse al reparto verdura passando accanto a un espositore ai cui ganci erano appese anatre essiccate senza testa. Se fosse tornato a casa con una di quelle carcasse avrebbe fatto bella figura? Forse sì, ma i figli non volevano un'anatre decapitata, volevano una zucca e l'avrebbe acquistata se il reparto verdura fosse stato più fornito. Si rivolse al proprietario. Salve, sto cercando una zucca. Il cinese sollevò la testa come un animale che fiutasse del fumo nell'aria. Zucca? Sì, hai presente? È grande, arancione, oggi è Halloween. Ah, si accese lui. Zucca per Halloween? Esatto. Il cinese lo guardò ancora un istante prima di scuotere la testa. Mi spiace, niente zucca. Che cazzo, pensò Mario. Per un attimo ci avevo sperato. Poi un rimescolamento intestinale gli ricordò cosa stava custodendo da quella mattina. Scusi, posso usare un momento il bagno, per favore? Il cinese sollevò un braccio scheletrico indicando il retrobottega. Almeno quella sosta sarebbe servita a qualcosa. Il bagno era stretto come una bara. Mario c'entrava a malapena. Si accovacciò sul water senza asse, scaricò un pesante bisogno e non appena uscì dalla porta di quel cesso per nani, davanti a sé ne vide un'altra, semiaperta. Dallo spiraglio si intravedeva una stanzetta nella quale un bambino cinese stava lavorando a qualcosa seduto a un tavolo. Quando il cinesino si alzò per prendere un oggetto da una mensola,
Mario vide su cosa era impegnato e una scarica d'adrenalina gli risalì lungo la spina dorsale. Sul tavolo c'era una zucca arancione grande quanto un pallone da basket. Il figlio del negoziante aveva appena finito di intagliarla e ora stava prendendo una candela per mettercela dentro. Oro mai più. Mario fu un lampo. Il bambino lì per lì nemmeno si accorse del ladro. Ma nemmeno Mario si rese conto della videocamera di sorveglianza collegata al monitor vicino al registratore di cassa. Il proprietario dell'alimentari aveva assistito al furto. Ma invece di reagire, rimase di ghiaccio anche quando Mario si dileguò con la zucca sotto il cappotto, credendo di passare inosservato. L'unica cosa che mutò nel viso del cinese furono gli occhi. Erano già stretti come certi taglietti che ci si fa con la carta, ma si strinsero ancora di più, divenendo due sottilissime strisce di pura maledizione. Ai figli di Mario la zucca non piaceva, e non perché fosse già intagliata, il problema era che aveva gli occhi a mandorla, due finissimi tagli orizzontali al posto dei classici buchi triangolari. «È normale», disse Mario, «è una zucca orientale, viene dalla Cina, sapete quanti chilometri ha fatto per arrivare qui?» «Chi se ne frega», si lagnò Tommaso, che nel frattempo si era mascherato da tarantola. «Io voglio una zucca di Halloween con gli occhi normali». «Sì», fece Greta in costume da strega. «Gli occhi devono essere triangolari, non a mandorla». «Non c'è problema, ci pensa papà», disse Mario, aprendo il cassetto della cucina. «Basta un taglietto», prese un coltello e affondò la lama d'acciaio negli occhi stretti della zucca, segandoli e aprendoli in due buchi neri piramidali. «Più che un taglietto, un massacro». «Vi piace così?» Col ghigno sbilenco, già intagliato dal cinesino e gli occhi a triangolo, ora la zucca era perfetta, una malvagia zucca di Halloween. Finalmente allegri, i figli presero a saltellarle intorno. «Forza!» disse Mario, «prendete una candela!» Il mattino dopo Mario si alzò tardi e andò in cucina a farsi il caffè. La colazione era già sul tavolo, pipistrelli biscottati e una scodella di salatini wurstel mummificati, gli avanzi della cena. Anche la zucca era sul tavolo, la candela consumatasi nella notte sembrava un cuore sciolto. Mario mise sul caffè e mentre aspettava che salisse, prese un pipistrello e gli staccò un'ala con un morso alla Ozzy Osbourne. «Papà!» si voltò. I figli erano appena entrati in cucina. «Papà!» ripeté Tommaso in pigiama. «Non ci vedo bene!» «Nemmeno io», disse Greta, cercando di aprire le palpebre così strette da sembrare incollate. Mario si avvicinò. Dopo un primo momento di panico, ora aveva tutto sotto controllo. «Non c'è problema», disse con freddo distacco, tastando gli occhi a mandorla dei figli spuntati nella notte. «Basta un taglietto!» Pochi minuti dopo, Silvano tornò a casa dal cimitero dove aveva cambiato i fiori sulla tomba della madre. Era certa che suo marito ancora dormisse, invece lo trovò in cucina, carponi sui figli stesi a terra in una pozza di sangue. Aveva un coltello in mano, lo stesso con cui la sera prima aveva aperto gli occhi della zucca. Ora, con la lama, aveva squarciato anche quelli dei figli in un intervento chirurgico domestico. Gli occhi di Tommaso e Greta non erano più a mandorla, ma grandi e spalancati per accogliere più luce possibile. Peccato che i muscoli oculari sporgessero formando polposi triangoli di carne rosso sangue e che le pupille fossero smorte come quelle dei pesci al mercato. «Non c'è problema», ripeteva Mario insanguinato, continuando a tagliuzzare, a sbavare catatonico sui bulbi oculari maciullati. «Basta un taglietto, un taglietto!» Silvana non riuscì nemmeno a urlare. Ebbe un capogiro e cadde a terra sbattendo la testa. Sul tavolo, intanto, la zucca ebbe un guizzo. Il mozzicone di candela si riaccese e gli occhi si richiusero in due fessure sottili come tagli di rasoio. E ogni passo che facevo, quella strana sostanza si incollava alle mie scarpe, facendo uno strano rumore ogni volta che alzavo il piede per fare il passo successivo, rendendo l'atmosfera molto più inquietante. Udii un rumore e mi voltai di scatto, spaventato. Era solo un topo, i cui passi erano stati amplificati dal silenzio e dalle strette pareti della fogna, ma mi aveva messo paura.
Decisi quindi di sbrigarmi a trovare un'uscita. C'era odore di paura in quel luogo e io non ero immune. Feci ancora qualche passo prima di vedere un altro ratto, ma questa volta non era vivo. Il cadavere era interessante e inquietante allo stesso tempo. Segni di morsi dilaniavano quel corpicino, ma non piccoli morsi, erano segni di denti simili a quelli che avrebbe potuto lasciare un cane. Mi allontanai inorridito, sempre più deciso a lasciare le fogne. Chiusi gli occhi e mi concentrai sul regolarizzare il respiro finché il mio cuore calmò il suo battito. Riaprì gli occhi e azzardai qualche passo in direzione dello zaino. Mi guardai intorno, cercandolo con lo sguardo, e fu allora che notai una sottile scia di liquido rosso simile a sangue che spariva nell'oscurità. Eccola. Paura ed eccitazione. In tutta la mia carriera non avevo mai sentito parlare di una bestia tanto sanguinaria come questa. Incurante del buio mi tuffai, seguendo quella traccia rosso sangue. Non ci volle molto, giusto qualche minuto di cammino a passo sostenuto, e cominciai a intuire la presenza di altri esseri. Qualcosa non andava, lo sentivo, avevo sempre cacciato solo persone, assassini, serial killer, malati mentali, ma sempre per definizione umani. Questa cosa no, invece, lo sentivo, era vicina, ma non vedevo dove fosse. La paura montò in me, il cuore cominciò a pulsare fortissimo, e mi voltai pronto a scappare. Non feci neanche due passi che inciampai su un cadavere. Mi voltai di lato e rigettai tutto ciò che il mio stomaco conteneva alla vista di quel corpo. Il volto pallido era deformato da centinaia di minuscole cicatrici e un'espressione di terrore restava tenacemente attaccata al viso dell'uomo. Il corpo era aperto in due, sembrava un avanzo di un pasto mai concluso. La carne marcia, ridotta a brandelli, stentava a rimanere attaccata alle costole spezzate del cadavere. Alzai lo sguardo, nauseato da ciò che vedevo, e notai uno specchio sporco posto di fronte a me. Mi avvicinai, sperando che almeno quello non contenesse macabre scoperte. Lo pulii come potei con la manica della giacca e lo guardai meglio. Urlai quando mi accorsi della figura incappucciata dietro di me e mi voltai di scatto. Nessuno. Dovevano essere i miei vaneggiamenti dopo il ritrovamento del cadavere. Mi voltai di nuovo verso lo specchio. Il pallore del mio viso fu l'ultima cosa che vidi, mentre la mia schiena veniva squarciata dagli artigli della cosa. Sara aveva appena compiuto 21 anni, frequentava il terzo anno d'università di scienze della comunicazione a Roma. Aveva sempre sognato di vivere all'estero, quindi, dopo la borsa di studio, decise di perfezionare il suo inglese trasferendosi ad Oxford. Iniziò a frequentare un corso di studio, il quale, alla fine di ogni lezione, le richiedeva di presentare delle pubblicazioni sul giornale universitario in lingua inglese. Uno dei tanti fastidi era che lei non possedeva ancora un PC portatile. Fortunatamente, venne a scoprire che la biblioteca universitaria metteva a disposizione degli studenti un laboratorio multimediale con 150 computer aperto anche di notte. Il problema è che c'erano sempre lunghe code di universitari in attesa di usarli. Tutte le mattine doveva assistere alle lezioni e ogni sera doveva fare la fila per un PC. Tutto questo prese il sopravvento e dopo un po' iniziò a stancarsi di quella routine quotidiana. Una notte, mentre era da ore curva sul PC, la stanchezza iniziò a farsi sentire. Erano quasi le tre, non riusciva più a tenere gli occhi aperti. Si appoggiò sullo schienale della sedia, sbadigliò e allungò sbadatamente le braccia in avanti. Le mani spinsero innocentemente la tastiera. Stava per salvare il programma e spegnere, quando notò un piccolo biglietto attaccato con del nastro adesivo sulla scrivania, nascosto a malapena dalla tastiera che lei aveva appena scostato. Sopra sembrava esserci segnato un URL di internet. http://9v.jodi.org. Che strano, pensò. Perché mai avrebbero nascosto questo foglietto sotto la tastiera?
Per una reazione di curiosità e noia, decise di trascrivere quel link su internet. Digitato l'indirizzo del sito nel browser, aspettò qualche secondo e una pagina con strani simboli apparve sullo schermo. Si trattava di numeri, costellazioni e messaggi criptici, alcuni all'interno contenevano strane immagini animate. Sara, sfiancata, stava per chiudere la finestra del sito quando sullo schermo apparve una seconda icona che rimpiazzò completamente la prima. Si trattava di un video che riprendeva una giovane donna imbavagliata, coperta interamente di sangue, distesa e legata sul pavimento di una camera scarsamente illuminata. La donna guardava l'obiettivo terrorizzata, gemeva di dolore, si contorceva a più non posso. Osservandolo più da vicino, notò una didascalia sotto il video che diceva: Jennifer Phillips, Brick Lane 45, London, più 44 113 75 14 602. Ingenua ragazza di circa 25 anni, rapita e torturata da me oggi. Quando il mio divertimento finirà, la ucciderò. Quello che vide l'inorridì così tanto che le sue mani si paralizzarono. Il filmato era così crudo e macabro che le fece venire il volto a stomaco. Un brivido le percorse le spalle. Sara spense immediatamente il PC e, afferrando la borsetta, si precipitò fuori dalla sala multimediale. Tornò nella sua stanza, si buttò sul letto senza chiudere occhio. Non riusciva ad allontanare quell'orrendo video dalla sua mente. «Magari è solo una bufala», si disse. La gente posta continuamente video e foto folli sul web, internet è pieno di siti bizzarri e inquietanti. Per quanto ci provasse, non riusciva a scrollarsi quel vago sospetto di dosso. Credeva di essersi imbattuta nel sito web di un sadico maniaco. Peggio ancora, quell'individuo sembrava lodare i suoi reati. La mattina, dopo il caffè, la sua curiosità ebbe ancora una volta la meglio. Saltò la lezione e andò dritta nella sala multimediale. Appena trovò un PC libero, si sedette e digitò l'URL trattenendo il respiro. Quando il sito web apparve, notò che l'immagine era cambiata. Invece di una donna piena di sangue, legata e imbavagliata in una stanza poco illuminata, c'era un video che mostrava una ragazza bionda con uno zainetto che camminava lungo una stradina periferica. Sara tirò un sospiro di sollievo. Forse quello che ho visto ieri è stato per colpa del sonno. Osservando meglio il video, però, si rese conto che la ragazza veniva filmata da lontano e sembrava del tutto ignara di essere ripresa. Inoltre, la didascalia sotto recitava: Agnes Ford, 76 Broadwick Street, London, più 44 114 94 57 146, ingenua ragazza di circa 19 anni. Sara tornò nella sua stanza per dedicarsi a un po' di ore di studio. Di quello che aveva visto, decise di non farne parola con nessuno, non tollerava l'avessero presa per stupida. Era ancora agitata e non riusciva a smettere di pensare a quell'inquietante sito web. Appena finì di studiare, ritornò immediatamente nella sala multimediale. Erano circa le 23 e non c'era nessuno in giro. Si sedette al primo PC che vide e digitò l'URL del sito internet. Con suo stupore notò che il video cambiò di nuovo. Era la stessa camera scarsamente illuminata, ma questa volta c'era una ragazza bionda che giaceva sul pavimento. Perdeva sangue dal naso e dalla bocca. Aveva un grosso coltello conficcato in gola. Sotto il video c'era la scritta Agnes Ford, 76 Broadwick Street, London, più 44 114 94 57 146. Ingenua ragazza di circa 19 anni, rapita, torturata e uccisa da me oggi. Sara rimase inorridita, accorgendosi che si trattava della stessa ignara ragazza che compariva nel video prima di essere rapita e uccisa. Contattò immediatamente la polizia, fu molto difficile per lei spiegare la situazione in lingua inglese. Nonostante ciò, la gente fu molto gentile e annotò il suo nome, indirizzo, numero di telefono e l'URL del sito web, dicendo che avrebbero controllato al più presto. Quando chiusero la comunicazione, si rese conto che il filmato era cambiato. Al suo posto ne comparve un altro che riprendeva una ragazza di spalle. Aveva lunghi capelli neri, una maglietta bianca ed era seduta davanti a un PC. Sara riprese a tremare.
Provò una sensazione di affondamento che le colpiva lo stomaco e iniziò a sudare freddo. Riconobbe i capelli e i vestiti. Quella ragazza ripresa in video era lei. Il suo nome, indirizzo e numero di telefono erano scritti sotto il video, seguiti dalla frase: ingenua ragazza di circa 21 anni. L'ultima cosa che Sara sentì fu una sensazione d'asfissia dovuta a un foglio di pellicola che gli si avvolgeva lungo il volto. Stanca, la sera le coperte tardano ad intiepidirsi. Riposti sul pavimento libri e quaderni e sul comodino sigarette Walkman, compagni di tutte le ore. Spento il lume, finalmente arriva il tepore e il torpore e tra sogni e presentimenti ecco una domanda. Ho chiuso l'armadio con la chiave oppure ho solo accostato le ante? Comincia la lotta interiore, tra la voglia di alzarmi e la voglia di restare nel letto per impedire di nuovo che i piedi diventino freddi. La mia mente non riesce a controllare l'ansia o la paura e il sonno non trova dimora e allora con titubanza cerco il lume. Affronto il freddo e la sensazione già conosciuta che qualcosa possa sfiorare la mia mano nel buio. L'armadio non è chiuso a chiave, lo chiudo e torno a letto. Ci vorrà del tempo prima di riconquistare il calore tra le coperte e prima che il sonno torni a sovrastare le altre sensazioni, le inquietudini dell'anima. Poi, nelle sere che seguono, la stessa storia, tranne le volte in cui ricordo di controllare le ante prima di cercare conforto tra le coperte. Ma una volta, ogni cosa può sfuggire alla mente, pregna di pensieri e sogni. La stanchezza più forte della paura vince ed io mi addormento senza badare ad altro. Nella notte profonda un soffio mi sveglia. Una mano leggera sfiora la mia fronte, spostandomi i capelli, un bacio, e solo adesso trovo la forza di reagire e la possibilità di muovermi. Prima di accendere sento il rumore, passi veloci di qualcuno che fugge. Ancora non ho le idee chiare. Qualcuno fugge verso l'armadio e richiude le ante dopo esservi entrato. La luce è accesa e un'anta continua a vibrare mentre io la guardo stupita, impaurita e ancora con la sensazione di quell'affetto offertomi da un'ombra. Piano piano mi muovo verso l'armadio che è aperto. Cerco nel suo interno e vedo solo vestiti, ma intuisco che quel vecchio mobile è un rifugio. Mantengo la calma con difficoltà. Accendo una sigaretta e le mani mi tremano. Non so darmi una spiegazione, di certo non è stato un sogno, e in mente mi tornano tanti racconti di spiritismo, e cerco di cacciarne il ricordo, e cerco di cancellare la sensazione di quel bacio e di quella carezza, e la fuga di quell'essere indefinito che forse ha avuto paura come me. A questo punto mi riprometto di non dimenticare mai più l'armadio aperto e recito una preghiera tramandata in famiglia. Sono passati 21 anni e ancora ogni sera mi assicuro che le ante dell'armadio siano chiuse. I racconti sono terminati e io desidero ringraziare gli autori Filippo Santaniello, Anna Maria Di Pasquale, Giulia Poretti e Alan Rorsch. Naturalmente ringrazio anche Beccamorta per la collaborazione e per avermi dato la possibilità di leggere queste storie nel suo canale. Un saluto a tutti da Zona Ignota. Ciao!